siamo negli spogliatoi del Pepe Nucera di Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni, in compagnia di Nino Nucera, campione degli anni passati. È difficile assistere a una partita con tante occasioni da gol per il Lazzaro, eppure ne abbiamo viste di partite. Guarda, intanto devo fare i complimenti alla Melitese perché ha vinto e ha meritato di vincere, perché 3-1 è un punteggio chiaro, una grande squadra, veramente mi sono piaciuti, finora è la squadra più forte che io abbia visto, e quindi complimenti alla Melitese per quello che ha fatto, ha giocato veramente veramente bene. E poi cosa devo dire del Lazzaro? Devo fare solo i complimenti a questi ragazzi che hanno dato tutto, hanno veramente in 10, perché abbiamo fatto una partita in 10, e credo che l'espulsione non sia stata assolutamente fatta in modo ponderato, perché quella non è assolutamente un'espulsione da fare. Comunque, al netto di questo, devo fare complimenti perché hanno dato tutto, avevamo delle abbiamo creato un sacco di occasioni, e quindi veramente complimenti, complimenti alla squadra perché ha dato tutto quello che doveva dare, quindi non c'è nulla da dire, cioè devo fare solo i complimenti alle due squadre perché abbiamo visto veramente una gran bella partita con tantissime azioni da una parte e dell'altra, una partita correttissima, e per questo voglio aprire una parentesi per il gesto di grande sportività che ha fatto la squadra avversaria, perché io in 40 anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere, e quindi merito a tutti i ragazzi, a tutti e 22, merito ai ragazzi di Melito che hanno fatto un gesto veramente molto lodevole. Che si vede solo nella Premier League, mister Ciccio Enrico, goleador degli anni passati, oggi grande mister sulle varie panchine del Reggino, è un po' deluso del risultato, ma certamente non della partita, perché è difficile, veramente ci voleva il pallottoliere, vedere una partita con tantissime occasioni da rete. Si vede che il modulo tattico di mister Ciccio Enrico stia dando grandi frutti. Sì, dici giusto, noi abbiamo dato il massimo veramente, i ragazzi non gli posso rimproverare niente, solamente che purtroppo sotto porta non siamo molto cattivi sotto porta, una gran bella partita contro una gran bella squadra, il posto che occupa è meritatamente conquistato, non c'è poco da dire, però noi l'abbiamo avuto subito l'approccio giusto, recriminare non lo so quanto vale, giustamente, perché ogni squadra quando perde ha qualcosa da recriminare, ma io devo dire bravi i miei ragazzi che hanno, nonostante 75 minuti in 10 uomini per tutta la partita contro un Borgo Organico così, non era facile. Tante critiche ingiuste e ingiustificate dopo il pareggio di Bianco, e oggi allo stadio comunale di Lazzaro, intitolato a Pepe Nucera, ha tirato fuori i denti e le unghie e si è visto veramente un grandissimo Borgo Grecanico che ha giocato al tirassegno, ci voleva veramente il pallottoliere per fare la conta delle numerose occasioni purtroppo fallite in maniera clamorosa. Mister Antonio Cormaci. Mi fa piacere che ha visto le nostre occasioni da gol, che oggi sono state tante, ma o voi per il terreno di gioco, voi per errori nostri, per errori del singolo e via dicendo, non abbiamo chiuso la partita, abbiamo rischiato anche il pareggio. È pur vero che loro hanno segnato su un gol che noi abbiamo fatto in modo regolare, anche perché complice il vento gli attaccanti non hanno sentito e non se ne sono accorti che un loro giocatore a centrocampo è rimasto a terra. Il nostro gol era regolare perché il difensore ha continuato l'azione, il portiere pure, però per evitare tante polemiche abbiamo deciso di far segnare Lazzaro.